Sì, io sono Laura, sono la vicepresidente dell'associazione Donne Dinamiche. E lo scopo dell'associazione, che è nata circa un anno e mezzo fa, siamo un'associazione giovane, è quella di, lo scopo principale è quella di stare insieme, condividere gli hobby in generale, gli hobby femminili, quelli più prettamente femminili, che vanno dalla pittura al ricamo, al cucito, ai bijou e tanti altri, tutto quello che è hobby in generale. Siamo diverse socie, siamo partite, che eravamo circa 10 socie fondatrici e adesso siamo diventate circa una cinquantina tra socie aderenti e socie simpatizzanti, oltre alle socie fondatrici. Le socie aderenti sono quelle che partecipano attivamente alla vita associativa, possono incontrarsi nella nostra sede che è aperta tutti i giorni, dove ci siamo tutti i giorni, che è in via De Gasperi al 52, la sede dell'Associazione Donne Dinamiche è aperta al pubblico e noi appunto tutte le socie si possono incontrare senza limiti di giorni, di orario, per appunto stare insieme e condividere questi hobby che hanno. Fate Poi, dei corsi sì, organizzati, quando iniziano, quando finiscono, allora, com'è? e poi le socie simpatizzanti sono quelle che aderiscono ai corsi. Noi i corsi li facciamo sempre durante tutto l'anno, in giorni e orari prestabiliti a seconda della tecnica che si vuole imparare. Facciamo dei corsi di decorazione base che partono appunto dal découpage al bijou, a qualsiasi altra tecnica base, anche degli piccoli accenni di pittura. Dopo aver fatto questo corso base, poi se qualcuna si vuole specializzare, vuole fare degli altri corsi, può aderire ad altri corsi, tipo il corso di pittura, il corso di cucito, il corso di PowerTex, che è questa tecnica molto particolare, che si utilizzano delle stoffe da riciclo. A noi piace anche molto cercare di riciclare materiali in disuso, tipo boccioni di vetro, tipo stoffe, bottiglie di plastica, tutto quello che si dovrebbe buttare via, cerchiamo di riciclarlo. Durante sempre i nostri corsi, creando da una cosa brutta una cosa inutile, Piacere, una un'arte. cosa, un oggetto d'arte, insomma. Ci sono diversi tipi di corsi e la cosa più interessante che noi ci teniamo molto a dire è che l'associazione si occupa di organizzare i corsi. Non è un'associazione che nasce per vendere il materiale sotto forma di associazione, è un'associazione che nasce per incontrarsi, per stare insieme e per organizzare corsi, insegnare, trasmettere agli altri quello che sappiamo fare. Ognuna di noi trasmette agli altri quello che ha imparato nel corso della sua vita, insomma, finora. E poi anche noi socie fondatrici, che siamo poi quelle che più o meno insegniamo agli altri, continuiamo sempre ad aggiornarci, a fare dei corsi di approfondimento per avere sempre qualcosa da trasmettere. Vabbè, vogliamo presentare l'altra aderente? Lei Io è socia? no, io Che sono cos'è? socia fondatrice, sono Lucia, sono la segretaria dell'associazione. E niente, diciamo che la nostra vicepresidente ha già insomma, presentato abbastanza chiaramente ruoli, scopi e tutto ciò che riguarda la nostra associazione. Chi si vuole associare, naturalmente sono delle quote che vanno da La quota annua annua, è di che è di 30 euro. 30 euro. Ed è libera di venire nell'associazione ogni giorno, come vuole e quando vuole, per fare qualsiasi cosa insieme. Quindi si può creare pure qualcosa di personale da portare poi a casa, Certo, cioè in effetti si viene assistita si viene per nei stare lavori. insieme e lavorare insieme, perché poi lavorando insieme le idee sono più fervono, insomma. E niente. Penso che abbiamo La detto cosa bella è che gli tutto. oggetti che si fanno Ah, no. sono unici e irripetibili, cioè Ognuno è ognuno ha un diverso suo stile dall'altro. e una sua
capacità, e anche se volessimo non potremmo fare degli oggetti in serie, questa è una cosa molto importante. E ogni social ha la sua impronta, perché ognuno di noi è diversa, per cui anche quindi, uno, diciamo, un oggetto simile ma non può essere mai uguale all'altro. A che età si può iniziare a frequentare questo corso? Facciamo anche corsi sempre per bambini. No, anche no, maschi. Perché ho sentito ci sono dei bambini, quindi misti. Sì, sono misti. Perché la manualità è importante. Sì, ci sono anche maschietti a cui piace dipingere, ma anche fare gioielli. Comunque fanno qualsiasi tipo di oggetto anche loro. L'estate li facciamo la mattina per i bambini, e invece d'inverno un po' meno, perché i bambini sono molto impegnati, però qualcuno il pomeriggio viene. Vabbè, ci vedremo tra qualche giorno nella sede, così potremo vedere pure come il laboratorio e come effettivamente si utilizzano.